Ciao a tutti, bentornati. Come ogni mese, voi sapete, io torno con le Beauty Box di Look Fantastic, quindi anche questo mese di maggio ritorno con la Beauty Box. Sapete già che ho fatto l'abbonamento per 6 mesi, però probabilmente lo prolungherò, penso che l'ultimo mese sia agosto, però secondo me, insomma, sono molto tentata, probabilmente lo prolungo per altri 6 mesi, perché mi ci sto trovando molto bene, mi piace molto quello che trovo all'interno, trovo che siano prodotti validi, che il prezzo sia conveniente, che insomma, per quanto mi riguarda, mi piace tanto trovare novità, provarle, testarle, quindi è un modo anche per scoprire dei brand nuovi che magari io non conoscevo, quindi la trovo una buona opportunità. Chiaramente, se poi trovate l'opportunità di pagare che ne so, una box al posto che 20 euro di avere l'offerta e pagarla meno, io vi consiglio di approfittarne. Allora, questo mese Look Fantastic ha voluto lanciare questa box in edizione non limitata, in realtà con all'interno soltanto prodotti botanici. Questa cosa in realtà me l'ha fatta notare la mia migliore amica, io non l'avevo assolutamente notato perché avevo visto qualche prodotto in spoiler, ma non mi ero particolarmente interessata, quindi non avevo visto per bene i prodotti che c'erano all'interno. In realtà c'era scritto anche sul sito che questa box è una box interamente botanica, quindi con all'interno prodotti che hanno ingredienti naturali oppure estratti di piante, tutto insomma quello che riguarda i prodotti naturali. Se non fosse stato per lei non l'avrei mai scoperto, quindi la ringrazio per avermelo detto, altrimenti sarei arrivata qui impreparata, quindi grazie. All'interno sapete che è sempre così, dove troviamo il Debian in cui vengono spiegati tutti i prodotti che ci sono all'interno, vengono chiaramente elencati i prodotti, ci sono anche delle novità, dei prodotti novità che ogni mese potete trovare, insomma è molto interessante, è scritto tutto in inglese, quindi è un po' una rogna per me, quindi però vabbè, pazienza. Ovviamente è chiusa, io non l'ho ancora aperta, andiamo a vedere che cosa c'è. Una cosa di cui sono molto contenta di aver trovato all'interno, perché l'avevo sbirciato su Instagram e anche sul sito, e di cui sono molto contenta perché ero alla ricerca, ma è una cosa che magari non mi capita di acquistare se non magari in queste occasioni, quindi per questo sono anche molto utili le Beauty Box, perché trovate magari cose di cui avete bisogno ma che in realtà non comprate. Sto parlando quindi dei panni in microfibra, che magari io ero alla ricerca perché magari li ho provati ma poi non ci sono più andata dietro. Quindi magari trovarla in una beauty box trovo che sia stata un'ottima pensata. Sono questi panni in microfibra utili per lo struccaggio, lavabili chiaramente anche in lavatrice, infatti qui consiglio di lavarla in lavatrice dopo ogni utilizzo. Consiglio anche di lavarli a 30 gradi e insomma trovo che sia comoda soprattutto per il viso, magari utilizzare soltanto lei per il viso, perché magari gli asciugamani io personalmente lo utilizzo per le mani, magari avere soltanto un panno per il viso nel momento in cui vi struccate io trovo che sia comodo e utile. Non so se si intravede dalla telecamera il tessuto, sembra tipo quasi ciniglia, però insomma è microfibra. Poi, altra cosa che c'è all'interno è un balsamo labbra, questo qui è particolarmente piccolo, avrei preferito fosse un po' più grande, è un balsamo labbra della Dr. Lip Tint, che ha all'interno ingredienti estratti di patate, e questo dicono serva per andare a donare il naturale colore delle labbra e va anche a idratare molto le labbra. Non ha una profumazione, no. Ah, ecco, è anche rosa, è anche un po' colorata perché sembra tipo rosa, però penso che poi, poi diventa trasparente. Non è profumato e dovrebbe, appunto, il fatto che abbia all'interno questi estratti di patate dovrebbe andare a donare la naturale colorazione delle labbra. L'azienda è la Dr. Lip Tint con appunto pigmenti di patate. Questa cosa è interessante, non sapevo appunto che le patate avessero questa funzione, quindi sperimenteremo questo. Altro prodotto che troviamo all'interno è una maschera viso, ed è questa maschera della Corres, un'altra azienda che io non conosco, mi è nuova, con all'interno estratti di yogurt. E ho letto essere una maschera addolcente, lenitiva e rinfrescante, quindi penso che per l'estate sia l'ideale. L'estate non si ha mai voglia di fare maschere proprio perché con il caldo
passa completamente la voglia, però magari questa qui, essendo rinfrescante, potrebbe essere l'ideale per l'estate. È prodotta in Grecia, all'interno ha 20 ml. Sentiamo la profumazione, è chiusa. Magari andiamola a sentire, perché non sa di nulla, perché io, insomma, per esperienza molto spesso mi è capitato magari di aver provato prodotti naturali e spesse volte avevano un odore che non mi piaceva, cioè quasi troppo naturale, e che insomma mi fastidiva particolarmente, quindi temo anche questa cosa. Però fino ad ora, anzi, il prodotto labbra è in odore, anche questa maschera sembra essere anche in odore. Anzi no, ha una leggera profumazione. Però insomma, andremo a vedere. Le maschere viso, chiaramente, io le sto collezionando, di questo sono molto contenta perché non fanno mai male. Altra cosa di cui sono molto contenta di aver trovato all'interno è questo prodotto qui, che è una crema idratante, una crema viso dell'Avant. Io in realtà questo brand era un po' di tempo che l'ho adocchiato, però insomma costa davvero tanto. Questa crema in particolare, in formato full size, costa tipo 100 euro, quindi ho sempre detto non la comprerò mai, perché 100 euro per una crema mi sembra molto eccessivo, quindi l'ho sempre messa da parte. Però è sempre stato un brand che ho adocchiato. Questo brand appunto è un brand completamente naturale. All'interno acido ialuronico, burro di karité e olio di mandorle dolci. Avendo appunto l'acido ialuronico, dovrebbe andare appunto ad alleviare molto le rughette, quindi è una crema che io magari avrei anche notato, proprio perché magari soprattutto per i sieri, per le creme cerco magari creme un po' più idratanti piuttosto che magari curative, trattamento. Però vabbè, mi va benissimo, anche perché la mia crema idratante viso mi sta terminando, quindi ho bisogno di una crema, e quindi lei cade proprio a pennello. Ed è appunto questa qui, penso ce ne siano altre dell'Avant sul sito di creme idratanti, però insomma questa qui è una delle più famose, quindi sono stracontenta di averla trovata, perché sono curiosa più che altro di provare questo brand e vedere se effettivamente è valido come dicono. Altro prodotto che c'è all'interno è un prodotto make up, ed è un prodotto per sopracciglia, ed è la Eyeco. È un brand che non conosco, in realtà non l'ho mai provato, l'ho visto pubblicizzato, l'ho intravisto diverse volte, ma non l'ho mai provato. Ed è il Brow Gel Style Define, ed è all'interno ci sono 4 ml di prodotto, ed è molto simile a quello di Benefit. Il colore mi sembra strano, perché è un marroncino, ma sembra che all'interno abbia tipo dei micro glitterini, non lo so, mi sembra un po' strano, ha una colorazione strana, almeno visto così. Però è il pennellino classico, tipo il pennellino di Benefit, quindi che insomma conosciamo benissimo. Proveremo. Ed infine, come ultimo prodotto, c'è uno spray viso della Balance Me. È uno spray 99% naturale. Andiamolo a sentire. Buonissimo, sa tipo di rose, estratti di rose. Comunque all'interno acido ialuronico, 99,9% di prodotti naturali. Va utilizzato o come al posto di un tonico, quindi andandolo a nebulizzare, al posto di picchiettare come se fosse un tonico liquido, si può utilizzare quindi come tonico, però spruzzandolo, o anche come fissante trucco dopo il make up, o anche come rinfrescante per il viso durante la giornata, cosa che d'estate io spesso lo faccio, però insomma in un formato del genere trovo che sia molto più comodo, proprio perché essendo piccolo è anche portabile in borsetta, quindi uno spruzzetto qua e là ci sta. E anche di questo sono molto curiosa, quindi mi fa molto piacere anche aver trovato questo prodotto. È da 10 ml, quindi può andare bene, ecco. Questi sono tutti i prodotti che ho trovato all'interno, i classici 6 prodotti della box. Spero che questo video, come sempre, vi sia piaciuto. Se avete provato anche voi, avete già provato questi prodotti in particolare, ditemi quello che ne pensate. E nulla, io come sempre vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!